Covid, mancano i controlli, De Luca vuole l'esercito, riprese le somministrazioni nei centri vaccinali della Campania, resta il nodo dei controlli, De Luca invoca la linea dura, intanto è caos per i Green Pass nei bar, mentre si registrano disagi e lunghe attese davanti ai laboratori e alle farmacie per i tamponi. Pescivendolo ucciso, intervenga lo Stato, dura denuncia del Comitato di Liberazione dalla Camorra dopo la rapina finita nel sangue a Boscoreale. Domani vertice con il prefetto. Intanto i carabinieri continuano a dare la caccia ai tre banditi che hanno ucciso il commerciante. Si schianta con l'auto, muore nel Salernitano. Tragico incidente all'alba nel Vallo di Diano, a sud di Salerno, a perdere la vita una donna, trentenne, che viaggiava a bordo di un'auto sulla strada tra Sassano e Teggiano. Grave una ragazza che era in auto. Capodanno, l'ARPAC, botti fanno male all'ambiente, non solo gravi conseguenze per le persone, ma i fuochi d'artificio per festeggiare il nuovo anno peggiorano la qualità dell'aria, è quanto segnala il direttore dell'ARPAC Sorvino, che dice si rischia un pericoloso inquinamento. Avellino, casi Covid, chiude il bar della Movida, risultati due dipendenti del locale situato sui Cappuccini, luogo di ritrovo dei giovani. Il titolare annuncia la chiusura sui social, gruppo di giovani si contagia alla festa di laurea a Milano e porta il virus nelle famiglie in città. Vittima di violenza, protesta a Benevento, fa ancora discutere la decisione di una PM di Benevento che ha chiesto l'archiviazione per il caso di una donna che ha denunciato di essere stata violentata dall'ex marito. Stamane il presidio di protesta davanti al tribunale. E questi erano i nostri titoli, buon pomeriggio, ben ritrovati con l'informazione regionale del canale 696. Cominciamo dal primo piano dedicato al Covid. Oggi, dopo le feste natalizie, è ripresa la campagna vaccinale in quasi tutti gli hub della regione, ma resta il nodo dei controlli. De Luca continua ad invocare la linea dura e chiede l'impiego dell'esercito. Sentiamo. In Campania è ripartita la campagna vaccinale dopo lo stop dei giorni di festa. Corsa alle terze dosi mentre preoccupano le conseguenze degli assembramenti. Predisposta una serie di verifiche mirate e screening a tappeto per tenere d'occhio la propagazione del contagio. Il nodo, non da oggi, è legato soprattutto ai controlli. Il presidente della regione, Vincenzo De Luca, è tornato ad invocare la linea dura e l'impiego dei militari dell'esercito per il rispetto delle normative anti-Covid, a cominciare dall'obbligo delle mascherine. Per il governatore non può bastare affidarsi alla responsabilità individuale, ma è necessario garantire il rigoroso controllo che finora è mancato. E tra preoccupazione per la variante Omicron e prudenza, anche i cittadini campani si dicono disorientati. Noi ci atteniamo alle disposizioni di legge e speriamo che vada tutto bene, ecco qua. Meglio dell'anno scorso, che siamo un pochino più liberi, però facendo sempre attenzione, giustamente. Come lo passiamo quest'ultimo dell'anno? Nel dubbio assoluto, sinceramente. Purtroppo c'è ancora gente che non riesce a capire che è l'importanza della vaccinazione e quindi siamo in balia di queste persone. Ed è ricoverato al Babin Gesù di Roma un neonato di 7 giorni positivo al Covid. All'ospedale di Sessa Aurunca, nel Casertano, la madre è risultata infetta ed anche il piccolo ha iniziato a manifestare sintomi sempre più gravi, compresa la febbre alta. Di qui, come riportato dal Mattino, la necessità di un ricovero nella terapia intensiva neonatale. Dopo 8 ore di ricerca, la decisione di trasferire il neonato a Roma, dove si trova una struttura altamente specializzata. Green Pass obbligatorio anche al bar per prendere un caffè al bancone, lo impone il nuovo decreto del governo, ma tra tanti clienti ed esercenti non ne sono ancora a conoscenza. Vediamo. In vigore il decreto del governo che impone il possesso del Green Pass anche per consumare al bancone nei bar, ma in tanti sembra non ne siano al corrente. Beh, in effetti devo dire la verità, non è che è molto chiara la situazione. Non lo sappiamo nemmeno noi come comportarci. Attendiamo ulteriori aggiornamenti e soprattutto chiarimenti in merito. A tante persone bisogna comunicarlo, però devo dire che lo stanno accettando tranquillamente. Si rallenta di molto la produzione al banco, però la ritengo una misura giusta perché purtroppo siamo in un momento veramente d'emergenza. E non tutti lo sanno, qualcuno fa anche un po' la faccia storta, però la stragrande maggioranza sono coscienziosi e naturalmente per noi è lavoro in più.
E chi dovrebbe occuparsi del controllo naturalmente lo fa random. No, ma è una cosa di 2-3 giorni fa comunque. L'ultimo decreto è stato messo questo obbligo, fanno bene. Per me ci vorrebbe ancora di più Green Pass, ancora più Green Pass. Così risolveremo certamente il problema di tutti questi contagi. Ma lei sapeva che è obbligatorio per consumare al bancone? Sì, lo sapevo che era obbligatorio per consumare al bancone, certamente. Ed è una cosa che fa bene, anzi pubblicizzarlo, così la gente lo saprà ancora di più. Io penso che sia un fatto di volontà e di mancanza di disponibilità da parte di certe categorie, però è una cosa, ormai ci siamo abituati e ci adeguiamo. Credo che sia giustissimo, non giusto, anzi un po' dappertutto si dovrebbe controllare. Io sono un medico, sa quante ne vedo di Covid, non puoi immaginare. E dopo le feste, farmacie e laboratori presi d'assalto dai cittadini per i tamponi, ore di attesa e anche preoccupazione. Molti lo fanno precauzionalmente per poter trascorrere questi giorni di festa con maggiore tranquillità insieme ai propri cari. Vediamo. È corsa al tampone per questi giorni di festa e per gli incontri con amici e parenti nei prossimi giorni fino alla fine dell'anno. I cittadini campani hanno preso d'assalto farmacie, centri diagnostici e laboratori dove si eseguono tamponi rapidi, antigenici e molecolari per poter trascorrere le feste in tranquillità. Ore di attesa e in qualche caso di preoccupazione, la variante Omicron si sta dimostrando particolarmente contagiosa. C'è stato un incremento del ben il 50%, qualcosa anche in più rispetto a quello che facevamo prima di queste feste. Purtroppo trovando anche qualche persona positiva e la maggior parte vengono da fuori, sono tutti insomma bene o male i ragazzi che vengono da fuori, che sono riscesi, che giustamente insomma prima di vedersi con i parenti sono passati a fare i tamponi. Sono entrato involontariamente in contatto con un positivo, quindi per motivo puramente precauzionale ho deciso di farlo. Le feste già sono passate, anche se siamo stati in casa da soli. Stamattina veniamo a fare questo controllo per stare ancora più tranquille. Mia sorella stamattina ha fatto un test rapido ed è uscita positiva, per cui per sicurezza andiamo tutti quanti a fare un molecolare. Per precauzione, sì, non si sa mai, quindi comunque stiamo più in famiglia, tra amici, quindi meglio controllarsi ogni tanto. Meglio i vaccini che il tampone, comunque meglio prevenire piuttosto che fare il tampone per uscire. È una variante che purtroppo è molto contagiosa, anche se dicono e speriamo tutti che sia meno letale, meno aggressiva. Torniamo sull'omicidio del pescivendolo alla vigilia di Natale a Boscoreale. Ora il comitato incontra il prefetto di Napoli per organizzare nuove iniziative contro la camorra. Vediamo. Serve una risposta forte dallo Stato e l'appello che lancia il Comitato di Liberazione dalla Camorra di Torre Annunziata dopo la rapina di Boscoreale che ha visto la morte del pescivendolo Antonio Morione. La famiglia vuole giustizia. Il figlio che ha visto morire il padre davanti ai suoi occhi ringrazia coloro che hanno avuto un pensiero per la sua famiglia e nel contempo lancia un appello alle persone a collaborare. Il Comitato inoltre domani sarà dal prefetto per avviare una serie di iniziative per combattere la camorra. Occorre la risposta delle istituzioni, occorre la risposta del prefetto, delle forze dell'ordine, dei sindaci, ma occorre soprattutto la risposta unitaria della comunità. Dobbiamo rompere quel muro di omertà, dobbiamo denunciare, oggi si denuncia sempre di più ma non basta, dobbiamo denunciare sempre e soprattutto occorre cambiare la cultura camorrista mafiosa che ogni giorno anche come dire inconsciamente ci vede complici. Martedì incontreremo il prefetto e insisteremo nel chiedere tutta una serie di cose che in città a Torre stanno producendo alcuni risultati, però chiaramente quello che veramente fa rabbia, fa tristezza è il fatto che il nostro territorio, io Bosco Trecase, Bosco Reale, Torre Annunziata, la intendo come un'unica grande città, sia martoriato periodicamente da violenza. Intanto dalle telecamere emerge un primo identikit della banda. Gli investigatori sono al lavoro per risalire ai rapinatori.
Una 33enne di origini svizzere ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto all'alba tra Silla di Sassano e Teggiano sulla strada provinciale 11 nel Salernitano. La giovane in vacanza nel Vallo di Diano viaggiava sul sedile passeggero dell'auto e per cause ancora da chiarire è finita fuori strada andando a sbattere contro un cancello. Violentissimo l'impatto, per la 33enne non c'è stato nulla da fare. Ferita l'altra ragazza a bordo, una 30enne originaria di Sala Consilina, è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale di Polla, ma al momento non è in pericolo di vita, per fortuna. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, vigili del fuoco, carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica dello schianto. A Napoli adesso la città dopo il Natale si presenta piena di rifiuti, tra casi Covid e proteste sindacali si registrano anche problemi tra il personale. Intanto da Chiaia al Vomero fino alla provincia arrivano molte segnalazioni. La presidente di ASIA Maria De Marco assicura l'emergenza sta rientrando, vediamo. Dai quartieri centrali a quelli collinari fino alla periferia, come Scampia, nel giorno di Santo Stefano, dopo due giorni di festa, Napoli si è risvegliata, piena di rifiuti. Le difficoltà nella raccolta si erano già notate nei giorni precedenti alle feste, tanto che nell'antivigilia il sindaco Gaetano Manfredi aveva detto: la nostra sfida per il 2022 sarà quella di avere una città più pulita. Ma tra casi di positività al Covid e conflitti sindacali riesplode il problema della grave carenza di personale. Tantissime le segnalazioni arrivate sia da esponenti dell'opposizione che dalla maggioranza che sostiene il sindaco, in particolare dalla Municipalità 5. I rifiuti invadono strade, marciapiedi, parchi ed aree antistanti gli esercizi commerciali. C'è un elevato rischio igienico-sanitario. Già da oggi, tuttavia, l'emergenza sta rientrando, come ha spiegato la presidente di ASIA, Maria De Marco. Perché il lavoro che fanno lavoratrice e lavoratori ASIA, quando tutti noi siamo al calduccio e al comodo delle nostre tavole e dei nostri divani, i miei stanno per strada. Noi abbiamo un problema di personale strutturale, abbiamo poche persone al lavoro, poi abbiamo molti fermati, qualcuno per il contagio, molti altri invece per l'isolamento fiduciario. Abbiamo necessità di colmare a breve con gli interinali, con le assunzioni vere e proprie. Tutte queste cause insieme possono determinare delle difficoltà. Siamo in recupero, io sono in azienda come vedete e sono in costante contatto col direttore operativo che mi ha dato rassicurazioni che siamo in recupero dappertutto. Non ci sono soltanto gli infortunati che affollano il pronto soccorso, gli animali domestici spaventati tra le vittime dei cosiddetti botti di Capodanno. Petardi e fuochi d'artificio infatti fanno male all'ambiente, in particolare alla qualità dell'aria che respiriamo. L'Agenzia Ambientale della Campania, l'ARPAC, lancia un appello per evitarne l'utilizzo e pone all'attenzione dei cittadini i valori di concentrazioni di polveri sottili rilevati nella notte di Capodanno dalla stazione di monitoraggio situata al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, con un impressionante picco registrato nelle prime ore del 2021. Dunque, evitare l'utilizzo di articoli pirotecnici di ogni tipo, a partire ovviamente da quelli illegali, sottolinea il direttore generale dell'ARPAC Stefano Sorvino, non soltanto rende le festività natalizie e il Capodanno più sicuro, ma contribuisce anche ad evitare l'inquinamento atmosferico. Proviamo a parlare di Covid e corsa ai tamponi nel Sannio, dove nelle ultime ore anche le farmacie sono state prese d'assalto, file anche al drive-in dell'ASL e apprensione per i tanti contagi. Vediamo. Festività di Natale a Mare nel Sannio, dove negli ultimi tre giorni sono state 8 le persone che hanno perso la vita nei reparti Covid del San Pio di Benevento, dove peraltro continuano ad aumentare i ricoveri tanto che i vertici sanitari sono stati costretti, anche su indicazione della regione, ad aprire altri 2 reparti, terapia intensiva e medicina interna da dedicare esclusivamente ai casi Covid. Dati che inducono preoccupazione, mentre da più parti continuano gli appelli a mantenere alti
alti livelli di guardia, come ha sottolineato il sindaco Clemente Mastella, anche attraverso un post pubblicato sulla sua pagina ufficiale Facebook. È ormai accertato, scritto il primo cittadino, che Omicron si diffonde a grandissima velocità, perché può contagiare anche chi è immune ad altre varianti. Mastella poi non esclude da parte di governo e regione ulteriori provvedimenti per le scuole. Norme e regole che in provincia di Benevento si spera possano essere state rispettate anche durante le manifestazioni natalizie messe in campo dai comuni. Tutti hanno rispettato le regole, tiene a precisare il direttore artistico di Incanto di Natale del comune di Benevento. Tutto in sicurezza, siamo tutti con la mascherina, devo dire che i cittadini sono correttissimi. Grazie a queste manifestazioni, grazie al vaccino, è un virus in continua evoluzione. Speriamo bene, incrociamo le dita e noi ci comportiamo di conseguenza, perché non è che sappiamo nulla purtroppo. Meno Brindisi e più vaccini, l'appello dei medici di Avellino, numeri da record dei contagi anche in Irpinia, 640 casi in 3 giorni, c'è stata una festa di laurea col virus a Milano e il Covid si propaga in città. Intanto chiude il bar dei Cappuccini per casi positivi nello staff, vediamo. Emergenza Covid, esplode il contagio in Irpinia, il record di 640 casi accertati tra Vigilia, Natale e Santo Stefano e sono 82 i positivi scovati ad Avellino città, dove chiude per un doppio contagio accertato tra lo staff il bar della Movida. Personale in quarantena e saracineschi abbassate per il bar Cappuccini. Intanto contagio a raffica dopo i festeggiamenti per una laurea avvenuti a Milano. Verifiche sanitarie in corso, controlli a tappeto in tutta la provincia, sono 8 i cittadini multati perché trovati senza certificazione verde nei luoghi dove è fatto obbligo. Altri 30 sono stati multati perché senza mascherina. Sono scattate anche 2 denunce per epidemia colposa per 2 persone sorprese fuori casa nonostante la quarantena. Verifiche a tappeto in 381 esercizi commerciali, multati 4 locali pubblici nei quali sono stati trovati clienti e dipendenti senza il Green Pass. Per un'attività è scattata anche la chiusura, domani vaccini in auto a Pieno d'Ardine, Ariano e Moschiano. Super lavoro per le feste negli hub vaccinali. Nell'ultima settimana sono state somministrate circa 20.000 terze dosi e quasi 7.000 prime dosi. Per l'intera giornata del 24 abbiamo vaccinato 330 persone, per la metà giornata del 25 abbiamo vaccinato 220 persone, per metà giornata del 26 abbiamo vaccinato 260 persone. È fondamentale vaccinarsi, in particolare anche noi giovani che appunto siamo più a contatto con le altre persone, ed è fondamentale continuare a usare la mascherina e non fare assembramenti. Un aperitivo, una festa si può anche rimandare, soprattutto in questo periodo dove i contagi stanno aumentando. 7 operatori sanitari non vaccinati sono stati sospesi dall'azienda ospedaliera Ruggi di Salerno. Il provvedimento è arrivato poche ore prima rispetto alle verifiche avviate dall'Ordine dei Medici. Vediamo. 7 dipendenti del Ruggi sono stati sospesi in quanto non vaccinati. Dagli accertamenti effettuati dall'azienda ospedaliera universitaria di Salerno è emerso infatti che il personale non aveva ancora ricevuto il vaccino anti-Covid. Il provvedimento è stato firmato lo scorso 23 dicembre dal direttore dell'unità gestione risorse umane Carmelo Ventre. Il tutto tra l'altro si è verificato a poche ore dalle verifiche disposte dall'Ordine dei Medici di Salerno, che ha fatto partire 900 diffide nei confronti di propri iscritti. La maggior parte di questi colleghi, se non un ottimo numero di colleghi, non sono Novax, sono persone che hanno sfalsato i tempi vaccinali in modo da non rientrare nelle regole che lo Stato ha determinato. Molti dei 900 medici a cui è stata inoltrata la diffida dunque avranno modo di dimostrare l'avvenuta vaccinazione entro 5 giorni dalla ricezione. Devono stare attenti durante questi giorni alla PEC, perché nella PEC che loro riceveranno, nel momento in cui la ricevono, devono immediatamente, nei tempi più brevi, comunicarci la loro posizione rispetto all'obbligo vaccinale. La curva dei contagi intanto continua a crescere nel Salernitano. A Ruggi risultano 20 ricoverati tra reparti ordinari e terapia subintensiva, mentre un paziente è ricoverato in rianimazione.
Andiamo a Benevento. Questa mattina si è tenuto un presidio davanti al Tribunale dopo la decisione della PM che aveva chiesto l'archiviazione delle indagini scaturite dall'esposto di una donna che ha denunciato il marito per violenza sessuale. Vediamo. La violenza non si archivia, è lo slogan del presidio che si è tenuto questa mattina davanti al Tribunale di Benevento. Al centro una vicenda che ha suscitato clamore. Una PM della Procura di Benevento ha chiesto l'archiviazione delle indagini scaturite dall'esposto di una donna che ha denunciato il marito per maltrattamenti e violenza sessuale. A volte, ha scritto la PM in un contestatissimo passaggio della relazione con cui ha motivato l'archiviazione, l'uomo deve vincere quel minimo di resistenza che ogni donna nel corso di una relazione stabile e duratura, nella stanchezza delle incombenze quotidiane, tende ad esercitare quando un marito tenta un approccio sessuale. Contestualizzando abbiamo capito, è inutile girare intorno alle parole, che si è cercato di normalizzare comportamenti che da anni condanniamo. Vorremmo capire bene come va a finire questa richiesta di archiviazione. Se sarà accettata, continueremo sicuramente a manifestare contro le violenze in tribunale, che mi dispiace, ma esistono ancora, così come esistono i pregiudizi, i giudizi e le svalutazioni delle parole delle donne. Una vicenda sulla quale la Procura ha già chiarito che è ancora da determinare l'esito del procedimento e che la richiesta assunta ha ritenuto che non ricorresse il quantum probatorio e che non esiste sottovalutazione dei fatti, ma l'impegno dell'ufficio in tema di violenza di genere. Tentare di normalizzare ciò che è drammatico in questo paese significa riportare indietro questo paese. Andiamo in Irpinia. Dopo la richiesta di archiviazione del PM Paola Galdo, la disposizione del GIP Marcello Rotondi di altri 6 mesi di indagine, oggi la relazione del perito della famiglia che delinea un quadro diverso da quello ipotizzato come suicidio. Parliamo della morte dell'architetto Donato Tartaglia, trovato morto alla stazione di Aquilonia il 22 dicembre del 2015. L'indagine aperta per istigazione al suicidio al termine degli accertamenti effettuati dai carabinieri della compagnia di Sant'Angelo dei Lombardi fu archiviata un anno dopo, ma la Cassazione, dopo il ricorso presentato dall'avvocato Ettore Freda, rilevò dei vizi nel procedimento. Così gli atti tornano al Tribunale di Avellino. Secondo il perito Alfonso Cirillo, il direttore del museo si sarebbe difeso dalle ferite inflittegli da un ignoto. Insomma, nessun suicidio, ma probabile omicidio. Auto in fiamme nella tarda serata di ieri a Benevento, dove una Smart è stata interessata da un incendio. L'auto era stata lasciata in sosta nei pressi dell'abitazione della proprietaria, non lontano dall'ospedale San Pio. Lavoro per i vigili del fuoco e gli agenti della Volante che hanno avviato le indagini. Il fuoco ha danneggiato una Peugeot parcheggiata nei pressi. Non si esclude che si possa trattare di un incendio doloso. Le luci d'artista sono una boccata d'ossigeno, ma da sole non bastano. È il messaggio lanciato ai nostri microfoni da Raffaele Esposito, presidente di Confesercenti Salerno. Vediamo. Appena mandati in archivio i giorni di Natale, a Salerno è tempo di un primo bilancio per quanto riguarda le luci d'artista. L'impatto sull'economia della città sicuramente c'è stato, nonostante un'edizione in tono minore. Ma da sole non possono bastare per risollevare le sorti di una città alle prese con la crisi e le difficoltà imposte dal Covid, come spiega il presidente di Confesercenti Salerno, Raffaele Esposito. È stato senz'altro un Natale problematico per i tanti commercianti, gli imprenditori del settore turistico che tra limitazioni, ordinanze, contesto internazionale, varianti Covid hanno dovuto nuovamente piegarsi a quello che è l'andamento sanitario o alle disposizioni sanitarie. Occorre una politica del sostegno vera, effettiva, reale, immediata, perché tante categorie sono sopraffatte, sono distrutte da questi mesi terribili della pandemia, lo diciamo ancora una volta sul Natale. Luci d'artista, anche se in tono minore, ha rappresentato un piccolo spiraglio di luce per tanti commercianti, per le aziende del settore turistico che, come dicevamo poc'anzi, tra le tante limitazioni hanno comunque respirato. Diciamo alla politica di porre in essere davvero nell'agenda non assistenzialismo ma tutela per le piccole imprese, soprattutto le piccole.
Lina Wertmüller avrebbe voluto realizzare un film ad Ariano Irpino, città d'origine della sua nonna. Lo rivela in un'intervista a uno storico del posto, Antonio Alterio. Sentiamo. Il Museo della Ceramica di Ariano Irpino avrà un angolo dedicato a Lina Wertmüller, regina del cinema italiano, venuta a mancare lo scorso 9 dicembre, il cui desiderio era quello di realizzare in questa terra, in cui è nata la sua nonna Lina, un film sull'emigrazione. Lina Wertmüller ha un po' di sangue arianese, nel senso che la nonna Angiolina Figliola proveniva da Ariano, era di Ariano. Poi questa nonna si sposò con un lucano che era una guardia municipale in quel di Roma, e poi tutta la discendenza è andata lì. Lei con molta, accondiscendenza, con molto piacere, poi accettò il nostro invito, invito di mio e di mia moglie, di andare a fare una colazione molto veloce alla vignata di qui di Ariano. Accettò, passammo per la villa e quindi le piacque moltissimo le torri, insomma la parte più nota e più importante di Ariano, dopodiché ci promise che voleva fare un film su Ariano a condizione che il comune desse pure una mano, ma rimase molto entusiasta e promise che sarebbe venuto in un'altra occasione. Con questo chiudiamo il nostro telegiornale. In regia Enrico Coppola, grazie per averci seguito, arrivederci.